Buongiorno bambine. Buongiorno. Sveglia, sveglia. Primo giorno di scuola dopo le vacanze di Pasqua. Buongiorno. Ciao. Là. Dai, non vi siete riposati in queste vacanze? Ani, dai che ti devo raccontare una cosa io a te. Tu ancora non lo sai. Ti devo svelare un segreto bellissimo. No. Sì. E lo sapete che dobbiamo preparare una cosa oggi? È super importante. Lo so. Che cosa? La valigia. Brava! Ma dove andiamo, Anastasia? Dove andiamo in vacanza? In crociera? Vanessa! Ha scoperto tutto! Ma come fai a saperlo? Io a te non ti ho detto niente! Come fai a saperlo? Mi hai sentita parlare? Eh? Come fai a saperlo? Gliel'hai detto tu? Chi te l'ha detto? Ani? Chi te l'ha detto a te che andiamo in crociera? Da sola? L'hai capito da sola? Ma quando? Ma sei troppo intelligente, come hai fatto a scoprirlo? Ma quando? E forse ha capito quando abbiamo parlato, io pensavo che lei non mi sentisse, invece mi ha sentito. Ma quando? Quando partiamo, Ani? Vediamo se sai anche questo. Si è addormentata. Oggi dovete alzarvi per andare a scuola. Giù dalle brande e andiamo a lavarci, dai! Ciao amore, ti sei preparata? Eh? Sei prontissima? Ti vedo un po' felice. Cos'è che ti rende così felice? Che partiamo e andiamo in crociera. Te lo sei scordato? Infatti oggi facciamo la valigia. Dobbiamo preparare la valigia, ragazze, siamo in ritardissimo. È bellissimo perché abbiamo due stanze. Amore, ne abbiamo una sola di stanza. Ah, sì, quella che ti spiegavo prima, ma non diciamo niente ai nostri amici, perché poi dobbiamo far vedere la camera della nave. Dobbiamo fare una sorpresa, ok? Voilà! Cowboy! Un cowboy pasquale. Questo cappello, cos'era? Un compito? Era un compito da fare per Pasqua, vero? Bellissimo. Complimenti. Andiamo? Perché tu stamattina vuoi la brioche e la Nutella, dobbiamo andarla a prendere. Ci muoviamo, amore? Ane, tu sei uscita per pranzo e cosa è successo stamattina? Che io dove sono andata? A fare? Fare il tampone. A fare il tampone in farmacia perché non sto bene da qualche giorno. Ed è positiva. E sono negativa. Però visto che appunto dobbiamo prendere la nave, volevo essere sicura di essere negativa perché altrimenti non saremmo potuti partire. Ascoltami, adesso ti riporto a scuola. Facciamo uno scherzo ad Anastasia. Gli diciamo che sono positiva e che non possiamo più partire, che lei è super in fibrillazione. Sì, dai. Dai, va bene. Adesso quando io torno, adesso ti porto a scuola. Quando torno a casa preparo il vostro letto, lo chiudo, metto già le valigie con i vostri vestiti e poi gli facciamo la sorpresa, la facciamo entrare in camera. Però mi raccomando, tu se lei ti dice ma non ti ho vista, sei uscita, quindi la mamma era negativa che sei uscita da scuola, tu dici no, è venuto a prendermi papà. Ok, va bene? Ok, buon rientro a scuola, ci vediamo alle 4:30. Amore, siamo arrivati fuori da scuola, mi raccomando non ridere quando esci da scuola, ok? Promesso? Affare fatto? Qua la mano? Al contrario, fantastico, non vale. Ciao tesoro, buona scuola. E poi facciamo le valigie. Dobbiamo comprare... ascolta, quando esci, prima di svelare tutto ad Ani, dobbiamo andare a comprare le scarpe. A papà. Ma diciamo perché è il suo che sei positiva. No, gli diciamo sempre che sono positiva, sì. Finché non arriviamo a casa e gli facciamo la sorpresa. Dobbiamo comprare le scarpe a papà perché è il suo compleanno il giorno che andiamo sulla nave. Ed è anche l'onomastico... Scarpe a papà? Gli devo fare un regalo a papà e quindi vado a prendergli un paio di scarpe. Poi ad Ani, che è il suo onomastico, vado io adesso però a prenderle un pensierino, va bene? E sai che io ho organizzato la festa sulla nave, sulla crociera? Sì. Con la torta? Sì, più che la festa la torta infatti. E quando è che te la danno? Penso a cena del sabato, il primo giorno che siamo sulla nave. Ok amore, ciao, a dopo. Ciao cuccioline e cucciolini, è finalmente arrivato il momento di dire ad Anastasia che non si va in vacanza perché la mamma è positiva. Quindi io mi farò trovare in macchina con la mascherina e ahimè le darò la brutta notizia. Siete pronti? Ciao Anastasia. Ciao. Ciao amore. Allora, come puoi ben vedere, ho la mascherina.
e quindi purtroppo sono uscita positiva stamattina al test in farmacia. Sì, amore. Però ascolta, io ho già chiamato Costa e ci siamo già organizzati per partire la prossima settimana, al massimo 10 giorni, ok? 10. Dipende, perché bisogna anche verificare che voi due non vi ammaliate, perché se poi vi ammalate voi è un casino comunque. Però sono... Vabbè, magari settimana prossima, vediamo in questi giorni voi come state, ok? Così abbiamo anche più tempo per fare shopping, per comprare le cosine con calma, amore. Tanto la vacanza non ce la toglie nessuno, Purtroppo sì, tesoro. Senti, sai cosa dobbiamo fare però adesso? Dobbiamo andare a comprare le scarpe per il papà. Hai ragione. Ti faccio fare merenda se entriamo in un bar, va bene? Però devi andare a comprare le scarpe per il papà, perché sabato comunque è il suo compleanno e lo dobbiamo festeggiare. Ok, amore? Oh, sono proprio contenta che l'hai presa bene, brava. Com'è andata a scuola, bene? Sì. Dai, andiamo. Per merenda, ma fammi vedere qua cosa abbiamo, biscotti e cannoncini alla crema. Abbiamo comprato di tutto, ragazzi. Abbiamo una fame. Io. Tu anche, amore? Mamma. Hai comprato anche le scarpe, vediamo. Metti giù, che belle, amore! Ragazzi, scrivete nei commenti se le scarpe nuove di Anastasia vi piacciono, sono bellissime! Allora, adesso andiamo a fare un'altra commissione e poi a casa, ok, Vane? Uh-huh. Ok, Vane? Ragazzi, adesso andiamo a casa, vero? Vero? Ok, abbiamo finito di fare shopping e adesso andiamo a fare i compiti. Ti avevo comprato queste bamboline perché pensavo ti comportassi un po' meglio. Tieni, Ani. Tieni, non le vuoi? Anna Svane, questo invece è per te, amore. È bellissimo, credo. Lo apriamo e guardiamo com'è. Io avevo preso un pensierino per farmi perdonare del fatto che sono positiva e che non possiamo partire. E quindi vi volevo fare questo regalino. Ma Anastasia non lo merita. Ani. Allora guardiamo solo quello di Vanessa. Non sbirciare. Cosa hai fatto? Ha visto? Aprilo? No, da sopra. Proviamo a vedere se funziona. Piano. Piano. Però aspetta, forse bisogna dargli la carica perché è un carione. Brava, vedi? Che bellino. Sono io, vedi, con la macchina fotografica in mano che si fa un selfie. Non è bello? È troppo bello. Quindi quel portagioie lì magari lo dai a me, quello che c'è su, che è un pochino più da grande. E ci metti, usiamo questo. Come si stoppa? E si stoppa da solo. Che pizza. Anastasia! E per te questi, le bamboline che mi avevi chiesto tempo fa. Poi ieri ti avevo detto che ti avrei fatto un regalo, ma... Anastasia! Guarda, se aveva la ciocca blu ero io. Come si dice? Ani, guarda, sei tu! E Ani! Quale? La ciocca rosa! È vero, amore, sei tu! Sei contenta? Va bene. Allora, io devo andare a fare devo andare a lavorare un attimino, che devo fare una cosa. Sono belle, guarda, amore. Guarda, dici le tue compagne. Questa chi è? Giulia. Giulia. Amelia. Gaia. Viola. Allora questa è Viola. Hai capelli violi? Violi, sì. Hai capelli violi. Hai capelli viola. Quindi rifacciamo. Amelia. Giulia. Viola. Gaia. E tu? Col ciuffo rosa come il tuo. Yeah! Allora, ascoltatemi, bimbe, io mi devo assentare 5 minuti, ok? Dove? E di là, in cucina. Dove? Dobbiamo escogliere. Vane? Quindi questi qua li diamo a Isabella. Sì. Dobbiamo escogitare qualcosa. Vabbè, io vado su a fare il vostro letto, che da stamattina ancora è lì che attende di essere fatto, è quasi ora di andare a dormire. E niente, tu studia geografia. Devo trovare un modo per far entrare Anastasia nella camera dove ci sono le valigie. Vanessa mi ha detto di dire che c'è un topo. Adesso faccio due cose e poi le chiamo e facciamo la super sorpresa ad Anastasia. Ragazzi, ci sono. Devo chiamare Vanessa e Anastasia per la super sorpresa. Oh Madonna, oddio, cos'è? Bambine! Vane!
Ani! Oddio, ho visto un topo! Ho visto un topo che è entrato in camera, oddio! No, 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 no! Ho visto un topo, chiudo qui! Ho visto un topo! Oddio! Ani! Ani, no, paurissimo, cos'è? Ci avevo creduto. Anche Vanessa ha detto, no veramente? Sì, poi lei continuava a insistere dicendo che era triste quando è uscita in pausa pranzo. Amore, ti abbiamo comprato dei vestitini nuovi, le valigie nuove. Adesso devi provare tutto. E questa? No, è lo stesso. Ah, no, la valigia sì, è quella. Che bello! Ciao, la valigia! Mi parto, amore. Ah, vi faccio vedere una cosina. Ho comprato due regalini da dare a Isabella e Ario stasera. Che non... contentissimo, amore! Così domani anche loro partono, partiamo insieme! Partiamo a tutti! Anche noi non andiamo andare solo a ieri, sono... Non è solo a me! Ragazzi, sono contenta e soffrite perché... Perché la mamma una volta, quando era negativa, mi ha fatto vedere un video e era bellissimo! C'è una stanza piena! Guarda, c'è una stanza solo di guarda la sua pigiama nuova! Amore, sono sempre stata negativa! Ti ho fatto credere tante cose, ma io sono sempre stata negativa. Allora, perché quella volta? Dove vedi quella riga? L'avevo disegnata io. Quella riga grigia? Sì! Veramente? Quella in grigio? No. Veramente? Questo non lo sapevo. Vi ho fregate! Vi ho fregate! Allora, perché quella volta era rossa? L'hai fatto te? Ma sono stata positiva negli anni, più di una volta, tre volte io sono stata positiva. Io una volta? Una volta sola. Amore, come si dice alla mamma? Grazie. E ok a papà, che stamattina io e papà siamo andati a fare shopping per te e Vanessa. Sei pronta a provare tutto? I regali forse sono qua dentro, ho preso dei profumini. Questo è per Isabella. Per Aria? Per Aria questo. Per Aria questo? E ce l'hai anche tu. È una, una lozione per il... Bella. No, questo è per Vanessa. E per te quello uguale a quello di Aria. Sono delle, degli spray profumati per il corpo. Grazie. Amore. Che bello. Mi diverto a fare questi scherzi. Siete contente? Un po' di relax. Anastasia e Vanessa, la cosa. Allora, no, mamma, sì. Però un'idea. Allora, mi accendi quello e Vanessa così. No. No, dai, adesso non esageriamo. Fa freddo, non è che fa caldo. Ascoltami, Ani, devi provare i vestiti che ti abbiamo comprato stamattina io e papà. Hai fatto il routino? Sì. 15 volte. Perché se non ti vanno bene, io domani mattina li vado a cambiare, ok? Gasper, fuori da qui! In questa stanza lui non deve entrare. Aspetta un secondo. No, mi dovete... Quella di Anastasia, Lo so, vediamo. Ascoltatemi, io vi devo chiedere una gentilezza perché tra un po' arriva Isabella, arrivano Isabella e Aria perché li dobbiamo salutare. Vi dovete... Ma cos'è, un profumo? Sì, uno spray per il corpo. Provalo se vuoi. Togliamo il grembiule, tanto dobbiamo cambiarci. È tipo profumo anche per il corpo? Sì, è un... Provalo. No, non usa. Buonissimo. No, ma io li ho provati tutti stamattina. Anche il tuo è buono, Vane. Sì, come si fa? Dammi, perché tu non sei forzuta. Io sì. Ah, no, aspetta. Oh, nei capelli. Tieni. Com'è? Puzza? Buono. Ti è andato in bocca, capperi. È buono, senti sì, che profumo. Buono. Ok. Ma io, sapete cos'è questo? Questo è... Io ho creato acqua e sapone, così se non voglio andare in bagno a lavare le mani, questo lo porto con me, così mi lavo le mani così, guardate. Lo so, così mi lavo amore, le mani così. No amore, le mani col sapone vanno sciacquate, quindi non è un'ottima invenzione. Ok, sì, poi le vai a sciacquare però. Buonissimi tutti e due, lo so, li ho provati, straprovati, ne ho provati un sacco, non ci ho capito più niente alla fine. Anastasia e Vanessa, vi dovete provare i vestiti? Yeah.
è la cosa più importante. Perché da scuola studiamo, Vanessa invece è uscita da, a pranzo, poi ho fatto un disegno con la mia amica e appena mi ha vista mi ha detto sei negativa, io sì, così. Sì, perché io le ho detto a Vanessa stamattina, se mi vedi arrivare per pranzo vuol dire che sono negativa, se non mi vedi arrivare è perché sono positiva e non posso più uscire. Lo so, non c'è. Ho detto, scusami, ma la mamma è negativa o no? Hai ragione, è vero. Brava che ci hai pensato. Ah, però una cosa ho detto, scusami, ma perché non ha la mascherina? Che mamma però, monella. Io quando il bidello è venuto col foglietto, ho detto, l'annaccio Vanessa esce fuori per pranzo e non viene a mensa, ho già capito che è negativa. Io te l'ho detto stamattina, faccio il tampone. Quando mi danno l'esito, chiamo la scuola, se posso. Ma allora, ho pensato, non è che è positiva, però fa venire papà, perché magari è volevo. Dispiaciuta che Ma invece, sorpresone, c'eravamo sia io che papà. In macchina pure ho detto, è vero, Anni, è vero. Quello che l'ho detto la mamma ha detto di sì, è vero, eh? Sì, Vanessa ti ha presa in giro. Brava Vanessa. Ma Vanessa poi è entrata a scuola? Certo, è uscita prima di te. Dai, Bille, adesso chiudiamo un attimo il video e vi provate gli abiti, ok? Anastasia, tra due giorni, Nutella go go! Non si può, abbiamo un limite. Abbiamo un limite al giorno. Sai che in crociera è il compleanno di papà e il mio romantico! Ecco! Amore, sono felice, che bello vedervi così. Vi devo portare in crociera tutti i giorni per vedervi così, affiatate. Ragazzi, sapete che poi ci sono pure, di sera ci sono le persone tipo che si arrampicano e fanno l'ultimo circo. Sono spettacoli. E noi siamo già. Poi è fantissimo. Se ragazzi, è una cosa, voi non lo sapete, ma io no. Io sì. Mamma, guardami. Lo sapete. Sì. Anastasia, ma oggi ti ho portato a comprare il costume, le ciabatte e ti ho detto che era per la perché io gli ho detto che comunque era per la prossima crociera e invece no, è per questo. Hai detto pure per 10 giorni. Esatto. E tu ti sei lamentata dei 10 giorni. Va bene, ragazzi, tra un po' arriverà. Ascoltatemi, lo so che siete super eccitate, ma se non provate i vestiti, io non so domani cosa fare, perché poi magari la valigia me la faccio io domani mattina. Ani, dobbiamo fare la valigia? Perché sennò non partiamo. No, dovete provare i vestiti nuovi. Ma partiamo! Sì! Fatti vedere. Mamma mia, sai con che cosa lo dobbiamo provare questo? Col giubbotto di jeans. Fatti vedere col giubbottino di jeans. Perfetta, amore, bravissima. Ok, quindi questi vanno bene, va bene, benissimo. Così magari quando andiamo nella sala a vedere i signori. Certo, magari fa freddo allora. Certo, adesso scegliamo anche qualche bagliettina da mettere sotto. Perché questa è molto estiva, è una tuta estiva, però mi piace. Bello, amore. Bella la mia patatina dolce. Ok, perfetto. Fatti vedere con la canottiera da tamarra. Bella! Come ti chiami, prof? Professoressa Anastasia, senza una calza, non so che fine ha fatto. Ah, è lì. C'è un casino, ragazzi, in questa stanza. Allora, Anastasia. Sono che belli. Che belli! Belli questi pantaloni. Che belli! È bella la tuta, vero? Bellissima. Ok, abbiamo provato tutto e la maggior parte delle cose domani tornerà per essere ricambiata. Abbiamo terminato le valigie, più o meno. Domani ci metto Mari ancora io. Abbiamo salutato Aria e Isabella che anche loro domani partono e rientrano in Inghilterra. Quindi, non ci resta che andare a scuola domani, uscire e iniziare le nostre stupende vacanze, ok? Ma tu devi portare le valigie dietro. Sì, amore. Allora, diamo la buonanotte ai nostri cucciolini e magari ci vediamo domani quando partiamo, quando uscite da scuola e si parte, ok? Buonanotte, cuccioline e cucciolini. Ciao. Ciao, notte. Ciao.